Eravamo rimasti. Se fu reazionario non lo fu abbastanza. Era un uomo curioso. Notate che questo sostenitore della Chiesa Cattolica, proprio mentre i primi pontefici incominciavano a emettere bolle contro la massoneria, si fa membro di una loggia col nome di Josephus A. Floribus. Anzi, si avvicina alla massoneria quando nel 1773 un breve papale condanna i gesuiti. Naturalmente il del maestro si avvicina alle logge di tipo scozzese, è ovvio, non è un illuminista borghese. È un illuminato, ma, ma debbono porre attenzione a queste distinzioni perché gli italiani chiamano i luministi Giacobini, mentre in altri paesi si chiamano con lo stesso nome i seguaci della tradizione. Curiosa confusione. Stava sorseggiando il suo cognac, traeva da un portasigarette di metallo quasi bianco dei sigarillos di foggia inusuata. Mi riconfeziona il mio tabaccaio di Londra, diceva. Come i sigari che avete trovato a casa mia, prego, sono eccellenti. Parlava con gli occhi perduti nei ricordi. De Maestro, un uomo dal tratto squisito. Ascoltarla era un godimento spirituale. E aveva acquistato grande autorità nei circoli iniziatici. Eppure, Willensbad tradisce le aspettative di tutti. Invia una lettera al duca, dove nega decisamente la filiazione templare, i superiori sconosciuti l'utilità delle scienze esoteriche. Rifiuta per fedeltà la Chiesa cattolica, ma lo fa con argomenti da enciclopedia borghese. Quando il duca ha letto la lettera in un cenacolo di intimi, nessuno voleva crederci. De Maestre ora affermava che il fine dell'ordine era solo una reintegrazione spirituale e che i cerimoniali e i riti tradizionali servivano solo a tenere in allerta lo spirito mistico. Lo dava a tutti i nuovi simboli massonici, ma diceva che l'immagine che rappresenta più cose non rappresenta più nulla. Il che, mi scusino, è contrario a tutta la tradizione ermetica, perché il simbolo tanto è più, pie, tanto è più pieno, rilevante, possente, quanto più è ambiguo, fugace. Altrimenti dove finisce lo spirito di Hermes? Il Dio dai mille volti. E a proposito dei Templari, del Maestro, diceva che l'ordine del Tempio era stato creato dall'Avarizia e l'Avarizia lo aveva distrutto, ecco tutto. Il Savoyardo non, non poteva dimenticare che l'ordine era stato distrutto con il consenso del Papa. Mai fidarsi dei legittimi cattolici. Mai fidarsi dei legittimisti cattolici, scusate, per quanto ardente sarà la loro vocazione ermetica. Anche la risposta dei suoi superiori sconosciuti era risibile. Non ci sono, la prova è che non li conosciamo. Non ci sono, scusate, è la prova è che non li conosciamo. Mi fu obiettato che certamente non li conosciamo, altrimenti non sarebbero sconosciuti. Pare loro che il suo fosse un bel modo di ragionare curioso come un credente di quella tempra fosse così impermeabile al senso del mistero. Dopodiché De Maistre lanciava l'appello finale. Torniamo al Vangelo e abbandoniamo le foglie di Memphis. Non faceva che riproporre la linea millenaria della Chiesa. Comprendendo in che clima sia avvenuta la, la riunione di Willem con la defezione di un'autorità come De Maistre, Willer Moz venne messo in minoranza e si poté realizzare al massimo un compromesso. Si mantiene la rite templare, si rinviò ogni conclusione circa le origini, insomma, un fallimento. Fu in quel momento che lo scozzesismo ha la sua occasione: se le cose fossero andate diversamente, forse la storia del secolo a venire sarebbe stata diversa. E dopo, chiese: Non si è, è rapprezzato più nulla. Ma cosa vuole si rappezzasse, per usare i suoi termini? Tre anni dopo, un predicatore vangelico che si era unito agli Illuminati di Baviera, certo a Lanza, muore colpito da un fulmine in un bosco. <ride> Gli si trovano addosso le istruzioni dell'ordine. Interviene il governo bavarese. Si, si scopre che Wiss Haupt. Stava tramando contro il governo e l'ordine venne soppresso l'anno seguente. Non solo, ma si pubblicano degli scritti di, di Weishaupt nei presenti progetti degli Illuminati, che screditarono per un secolo tutto il neotemplarismo francese e tedesco. Noti che probabilmente gli Illuminati di Weishaupt stavano dalla parte della massoneria giacobina. E si erano infiltrati nel filone Neotemplare per distruggerlo. Non sarà un caso se quella mala genia aveva attirato dalla propria parte Mirabeau, il tribuno della rivoluzione? Vogliono la confidenza, dica. Uomini come me, interessati a rilacciare le fila di una tradizione perduta, si trovano smarriti di fronte a un evento come Willensbad. Qualcuno aveva indovinato e ha tacciuto, qualcuno sapeva e ha mentito. E dopo è stato troppo tardi, prima di il turbine rivoluzionario, poi la cannea dell'occultismo ottocentesco. Guardino la loro lista, una sagra della mala fede e della credulità. Sgambetti, scomuniche reciproche, segreti che circolano sulla bocca di tutti. Il teatro dell'occultismo. Gli occultisti sono poco attendibili, non dice, chiese belba. Non crede, chiese belba. Non dice. Quest'uomo si perdeva in certe storie. Bisogna saper distinguere l'occultismo dall'esoterismo. L'esoterismo è la ricerca di un sapere che non si trasmette se non per simboli, sigillati per i profani. L'occultismo, invece, che si diffonde nell'Ottocento, è la punta dell'iceberg, quel poco che affiora nel segre del segreto esoterico. I Templari erano degli iniziati e la prova è che sottoposti a tortura muoiono per salvare il loro segreto. È la forza con cui lo hanno occultato che ci fa sicura della loro iniziazione, e nostalgici di ciò che essi avevano saputo. L'occultista è esibizionista. Come diceva Pella un segreto iniziatico rivelato non serve a nulla. Sfortunatamente per la donna non era un iniziato, ma un occultista. L'Ottocento è il secolo della delazione. Tutti si affannano a pubblicizzare i segreti della magia, della teurgia, della cabra, dei tarocchi, e magari ci credono. Alì continuava a scorrere la nostra lista con qualche sogghigno di commiserazione. Elena Petrovna, brava donna in fondo ma non ha detto una sola cosa che non fosse già scritta su tutti i muri De Guaita, un bibliomane drogato papus buono quello poi si è di corpo <coughs> buono quello poi si è di corpo tras da dove viene fuori questa notizia da quali dati l'ho scritto bravo pensai sei accorto dell'interpolazione ci teniamo sul vago. Sa, la lista è stata messa insieme sfogliando diversi testi e la maggior parte li abbiamo già rinviati. Era proprio robaccio. Si ricorda da dove venga fuori questo testo, questo trasverbo? Non mi pare. Dieta allevi. Sono già passati tanti giorni, è importante. Per nulla si era sicuro agli e perché non l'avevo mai sentita nominare? Davvero non sanno dirmi chi lo, chi lo citasse? Ci spiaceva tanto, non ricordo bene. Ha ritrasto il suo orologio dal panciotto. Dio mio, avevo un altro appuntamento, mi scuseranno. Ci aveva lasciati e noi eravamo rimasti a discutere. Ormai tutto è chiaro. Gli inglesi lanciano la proposta massonica per coalizzare tutti gli iniziati d'Europa intorno al progetto bacconiano. Ma il progetto riesce alla metà, l'idea che i bacconiani, scusate, elaborano è cosa affascinante che produce risultati contrari alle loro aspettative. Il filone dieta scozzese intende la nuova conventicola come un modo per ricostituire la successione e prendere contatto con i templari tedeschi. Allievo, la storia incomprensibile è ovvio, solo noi ora possiamo dire che cosa sia successo, che cosa vogliamo che sia successo. A quel punto, i veri nuclei nazionali si mettono in lizza. I vari nuclei, scusate, nazionali. Si mettono in vizia gli uni contro gli altri, non escluderei che quel Martinez de Pasqualifo fosse l'agente del gruppo di Tomar. Gli inglesi sconfessano gli scozzesi, che poi sono francesi. I francesi sono evidentemente divisi in due gruppi, quello filo inglese e quello filo tedesco. La massoneria è la copertura esterna, è il pretesto grazie al quale tutti questi agenti di gruppi diversi. Dio sa... Dove stiano i Pauliciani e i Gerossoli Si incontrano e si scontrano cercando di strapparsi qualche brandello di segreto a vicenda. Massoneria la massoneria è come le ricche caffè americane di Casablanca, disse Balbo, Il che capovolge l'opinione comune, la massoneria non è una società segreta. Ma che solo un porto franco come Macao, una facciata, il segreto sta altrove. Il segreto, scusate, stava altrove. Poveri Massoni. Il progresso vuole le sue vittime. rete però, che stiamo ritrovando una razionalità immanente dalla storia. La razionalità della storia è effetto di una buona riscrittura della Torah, disse Dio Tallevi, e noi così stiamo facendo. E che sempre sia benedetto il nome dell'Altissimo. Va bene, disse Berbo: ora i Bacconiani hanno San martin de Champs. L'alacneo templare franco-tedesca si sta dissolvendo in una miriade di sette, ma non abbiamo ancora deciso di quale sigaretta si tratti. E qui vi voglio, disse dietro Allevi. Vi? Ci siamo detti dentro tutti. Se non ce la cambiamo onorevolmente, facciamo una figura miserabile. Con chi? Ma con la storia, con il tribunale della verità. Qui dest veritas, chiese Berbo. Noi, disse. 77. questo erba è chiamata diavoli dei filosofi. E così sperimentata che solamente questo seme scaccia i diavoli e le loro allucinazioni. Scusate, è cosa sperimentata che solo questo seme scaccia i diavoli e le loro allucinazioni. Non è stata somministrata a una giovinetta che durante la notte veniva tormentata da un diavolo e tale erba lo ha fatto fuggire. Jones de Rupescissa. Trattato sulla quintessenza. Secondo. Ci dobbiamo fermare perché la natura chiama. Siamo a pagina 345.